Dopo il 2-1 di mercoledì scorso del Napoli femminile sul campo di Narni, la Ternana è con le spalle al muro. Serve vincere per giocarsi fino in fondo le proprie chance di promozione nella Serie A femminile eBay. 3 punti in più rispetto alla Ternana, che ha avuto meglio nel testa a testa, nella volatona sul Parma. Occhio a Fusarpoli, che raccoglie una respinta e al terzo minuto arriva la prima opportunità, il primo tiro in porta. Di nuovo Ternana a recuperare agevolmente il possesso del pallone. Si sbraccia di Criscio, vorrebbe un po' di movimento da parte delle sue compagne. Trova Tarantino, che converge, va col destro, che rimbalza davanti a Bacic. Da parte dell'arbitro, con la Ternana, che questa volta da posizione più centrale potrebbe anche pensare di cercare la porta. Infatti arriva il tentativo da fuori. La parata comoda da parte di Bacic. Può andare Banusic, minuto 38. 4 giocatrici in barriera messe da Gioc, che blocca tranquillamente la soluzione in lente centrale, con un unico risultato, la vittoria. Kobayashi lancia lunga gittata dalla tre quarti, la deviazione di Dele Stal col pallone che arriva lentamente ancora una volta tra i guantoni di Gioc, provato a suggerire fuori per Kobayashi. Pirone riesce a combinare con Saratui, un po' sbilanciato il Napoli. Saratui contro tutta la difesa azzurra. Pirone cerca di piazzarla con il detto. L'intervento comodo in due tempi da parte di Bacic. Strano davvero per una squadra come il Napoli. Sono stati abbastanza all'ordine del giorno. Abbiamo visto ancora un'altra gestualità di Pirone, lamentarsi con Gioc per il rilancio lungo. Occhio alla partenza di posizione regolare di Banusic! Sbarra la strada Gioc e tiene in partita, ma forse con la speranza ancora di poter accettare la Serie A. Occasione enorme per Banusic, che evita il ritorno di Criscio. Chiude come può col sinistro. Da qualche minuto, insomma, il Napoli è tornato efficace nel limitare la squadra avversaria. Occhio a Banusic! Banusic! Conclusione ribattuta da Criscio. Poi arriva Mauri, deviazione di Banusic. La Ternana sta un po' sbandando in questo finale primo tempo. La ripartenza del Napoli, è arrivato il giallo. Tanto Banusic da fuori. Conclusione troppo centrale, bloccata comodamente da Gioc. Le piomba addosso Fusarpoli, che di grinta, di forza, va sul pallone, la batte. Occhio a Tarantino, prende posizione Pirone dentro l'area, la va a cercare Tarantino. L'uscita bassa da parte di Bacic, resta a terra il portiere Gallazzi. Braccata da Saratui, Wagner va sul pallone prima di girarsi la tedesca, che poi sbaglia consegnandola a Kmielinski, che cerca fortuna da distanza siderale. Nessuna difficoltà per Gioc, pronta a beneficiare della sua sponda. E allora si distende il Napoli con Dele Stal, che riesce a raggiungere Kobayashi, che allunga la falcata per tenere vivo questo possesso. Va da Paloma, che si è spostata sul centro sinistra in questo secondo tempo. Mira la porta e non va lontana dal bersaglio. Tanto troppo spazio per la fantasista spagnola. Ancora la batte, vuole crearsi lo spazio per calciare, palla che arriva in area, Tarantino non riesce a trovare lo spunto per girarsi, poi lotta però per recuperare il pallone da fuori, destro troppo tenero. Un cambio soltanto per la Ternana a 8 minuti dall'esaurimento dei 90 regolamentari, in attesa poi chiaramente di vedere determinata l'entità del recupero. Occhio allo scatto di Giacobbo, è tutto buono. Giacobbo! Addosso a Gioc, che tiene ancora una volta in partita la Ternana. Prova ad andare via Ferrara, si defila sull'audi sinistra, cerca il tocco dentro per Kobayashi. La palla esce, ma non c'è più tempo. Sarà il Napoli femminile a partecipare alla prossima Serie A femminile eBay.